Allora, anzitutto grazie dell'invito, grazie anche della discussione perché vorrei partire da un dato di fatto, poi entriamo nel merito ovviamente. A ottobre andremo a votare sul referendum costituzionale e una cosa è sicura a mio modo di vedere, che cambierà la democrazia in Italia, come che sia, che vincono no o convincono i sì. Poi forse spiegherò perché secondo me cambierà la democrazia molto e non in peggio. Anche forse soprattutto se vincono, no, anche, non soprattutto, anche se vincono, vincesse il no. Ecco, a fronte di questa scelta, e quindi cambierà la nostra vita sostanzialmente, il nostro assetto costituzionale, 47 articoli della nostra Costituzione verranno modificati, c'è una questione di democrazia. Adesso voi sapete che alcuni si alterano, soprattutto con i cosiddetti professoroni, gufi, perché ogni tanto ritengono che c'è una questione democratica in ballo. Beh, ma a me sembra indiscutibile che c'è una questione democratica. Poi qualcuno, i fautori del sì, potrà pensare che la democrazia migliore. I fautori del no, tra i quali io mi annovero, invece pensa che ci sarà una regressione dell'assetto democratico. E però che si parli di democrazia a me sembra indiscutibile. Ecco, a fronte di questo noi rischiamo a ottobre di andare a votare sulla base di slogan, di slide sostanzialmente. Lo dico con provocazione nei miei stessi confronti, ma insomma se effettivamente la materia del contendere fosse la riduzione dei costi della politica, la semplificazione dell'iter di formazione della legge, la innovazione, beh, io sarei prima ad andare a votare sì, perché non vedo perché i costi della politica sono elevati, la semplificazione dell'attività normativa è qualcosa di buona e giusta e l'innovazione in realtà è l'argomento più spinoso. Molti fautori del sì, tra l'altro, sapete, sostengono esattamente questa tesi: bisogna votare sì non tanto perché la Costituzione è buona, ben fatta, ma perché bisogna innovare. Sono, a secondo di chi lo dice, 30 anni, 40 anni, 70 anni che si deve innovare il nostro assetto costituzionale e quindi bisogna cambiare. Io non dirò, perché ho troppo rispetto per voi, che così non è vero. Abbiamo avuto 35 riforme costituzionali, 20 di contorno, 15 del testo, una riforma costituzionale del 2001 che ha cambiato una quantità di articoli, l'intera seconda parte che si è voluta cambiare nel 2005 e poi per fortuna il referendum ha avuto un esito che ha impedito questo stravolgimento dell'assetto costituzionale. L'altro anno, solo nel 2012, un po' di più, c'è stata una riforma costituzionale assolutamente incisiva, quella del pareggio di bilancio, e quindi che non si cambi la Costituzione è semplicemente un'amenità. Ma io non vi dirò questo perché è troppo facile. Il punto che a me sembra invece essenziale è il seguente: innovazione, innovazione, innovazione. Ma e se si innovasse in peggio? Perché dobbiamo escludere? Io adesso vorrei fare, come dire, un discorso di pura logica astratta. Come si fa ad escludere per principio che l'innovazione non sia peggiorativa? Come dice quel detto, ma un buon senso in fondo ha un suo significato, non c'è mai fino al peggio. E chi può escludere che siamo in una situazione pessima? Io non so se avrò il tempo di dirlo, ma sono convinto che dovremmo avere un'inversione di tendenza, anche per l'assetto dei poteri, anzi certamente per l'assetto dei poteri, con modifiche di diverso tipo, di leggi ordinarie, di regolamenti parlamentari, molto, forse anche di testo costituzionale, perché no? Ma purtroppo perché il referendum mi costringe al sì e al no, non potrò neppure questo dirvi, cioè non vi potrò parlare, e mi farebbe molto piacere parlarne. Se vincerà il no, io parlerò molto volentieri delle mie riforme costituzionali o del mio assetto dei poteri, ma francamente in via di principio, in via di pura logica, non capisco perché non si mette in conto questo, che si cambieranno le cose e si starà peggio. E io questo credo che, io questo mi accingo a argomentare, non voglio dire dimostrare, ma cercare di argomentare. Voglio darvi soltanto due altre battute e poi veramente entro nel merito. La prima è la seguente: io voglio dare a tutti noi, ma tutti, cioè anche a quelli del sì, soprattutto direi a quelli del sì, ai favorevoli della riforma costituzionale,
un criterio molto più serio della innovazione, della mera innovazione, perché veramente questo dovrebbe essere il criterio in base al quale tutti noi ci facciamo una convinzione e poi andiamo a votare in un senso o nell'altro. Ed è il criterio di giudizio è il seguente: questa riforma costituzionale migliora o peggiora l'assetto, lo stato di cose presenti? Perché se dovesse peggiorarlo, non c'è una ragione per votare a favore. Non c'è una ragione una, intendo dire che non c'è una ragione di governo, non c'è una ragione di maggioranza, non c'è una ragione di fedeltà ad un partito, quale che esso sia. Se sto qui, voi capite che non la penso così, ma adesso argomento, sono arrivato alla conclusione che mi accingo ad esporvi, ma se francamente io avessi ritenuto che questa è una riforma migliorativa, non ci sarebbe stata fedeltà di partito o anti-renzismo. Poi a me di Renzi francamente non... questo momento, quando si parla di Costituzione, mi interessa poco, punto, ma non sarebbe stata una ragione per cui non avrei votato a favore della riforma. Sono essenzialmente convinto che è una riforma peggiorativa, e allora non c'è una ragione, una, che mi può indurre ad accedere a salvare, non so bene chi, una parte politica. Per far questo ci vuole una contronarrazione, però, cioè uscire dagli slogan e dai 140 caratteri di Twitter. Io credo che sia insopportabile nel dibattito politico, forse anche scientifico, qualche volta purtroppo la degenerazione ha colpito anche qualche dibattito scientifico, ma nel dibattito politico il principio di delegittimazione dell'altro. Io non parlo con te perché tu sei un gufo, oppure adesso mi viene un'altra espressione più colorita, non la userò, ma il retropensiero è esattamente questo. Sei tu non tanto sei un, ma perché tu anche tu sei educata, a me mi viene un'altra espressione molto peggiore. Sai proprio, io con te non ci voglio parlare. Ecco, io questo non lo accetterò mai anche nei confronti del mio non peggior nemico, perché poi ognuno lo pensa come gli pare, ma il mio peggior interlocutore. E allora io voglio prendere molto sul serio le ragioni dell'altro. Allora, per esaminare la riforma costituzionale, io adesso prenderò in considerazione le tre ragioni degli altri, non le mie ragioni, perché sarebbe troppo facile, per cercare evidentemente di verificare se esse corrispondono al vero. Io ho qui, se lo trovo, l'avevo tirato fuori, adesso non lo trovo più, un documento scritto da costituzionalisti, tra l'altro in tempi sì un po' sospetti, ma non così sospetti come il manifesto del sì, che pure ho, che è un manifesto di campagna elettorale, adesso voglio dire, insomma, più politico. Ma ho un documento elaborato da alcuni costituzionalisti, colleghi costituzionalisti, elaborati tra l'altro da una istituzione autorevole, non c'è dubbio. E in questa proposta si indicano gli obiettivi della riforma. I tre obiettivi sono i seguenti: la trasformazione del Senato in una Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Primo. Secondo, stabilità dei governi e coesione e omogeneità delle maggioranze. Terzo, lo snellimento e la semplificazione dei procedimenti di formazione della legge. Prima annotazione marginale: questi sono i tre obiettivi indicati dai costituzionalisti del sì. Voi vedrete che a onor del... io concedo tutto quello che devo concedere, perché ho molto rispetto per i miei interlocutori. Non ci sono alcuni slogan, viva Dio. Per esempio non c'è la riduzione dei costi, perché è evidente che non si fa una riforma costituzionale per ridurre qualche costo. Non entrerò a dirvi che i costi della politica si potrebbero ridurre in tutt'altro modo, ma io vi dirò qualcosa di più provocatorio: che io sarei disposto in questa fase di crisi economica a spendere di più per governare meglio e per avere un assetto dei poteri migliori. Sarebbe una sana spesa che poi potrebbe produrre anche degli effetti anche sul piano economico. Non entro in questa discussione complicata, che sarebbe complicata e ci porterebbe molto lontano, però a onor del miei interlocutori perlomeno non c'è questa sciocchezza che si fa la riforma costituzionale per togliere qualche stipendio a qualche senatore, a qualche senatrice. Non c'è neppure l'abolizione del CNEL, vi faccio notare, non perché il CNEL è una delle poche parti che forse è condivisibile la riforma costituzionale, ma perché in effetti in questo contesto abolire o non abolire il CNEL è veramente l'unica delle questioni che ci possono interessare. Ci sono i tre obiettivi: la trasformazione del Senato in una Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Io spero di non scendere troppo nel tecnico o in questioni di diritto costituzionale, ma vi dico, ho l'impressione, forse più che un'impressione, che si avesse a fronte un modello,
che è un modello nobile di trasformazione del bicameralismo perfetto, che è il modello tedesco. Ancora qualcuno parla di modello tedesco, ma se oggi parlano di modello tedesco veramente dicono sciocchezze, qui permettetemi di dire che dicono sciocchezze. Il modello tedesco, che non vi spiegherò perché non ho il tempo, però essenzialmente si regge su due presupposti in assenza dei quali non si ha il modello tedesco, non si ha la Camera, non si ha il Senato delle istituzioni, e i due modelli sono i seguenti. Il primo, che si scommetta sulle regioni, gli stati federali, cioè che si aumentano i poteri agli stati, ai Länder, non faccio qui il professore, non voglio fare troppe distinzioni, che i Länder siano le regioni, tutto da vedere, ma insomma, diciamo grossolanamente, e mi spiace per dover essere io grossolano, ma grossolanamente possiamo dire così: vogliamo fare come in Germania, perfetto, scommettiamo sulle regioni e diamo più potere alle regioni. Ora, una cosa è certa perché è riconosciuta da tutti, qui indiscutibilmente vero, che questa riforma costituzionale produce una verticalizzazione, cioè una riduzione dei poteri delle regioni. Allora io non la butto in politica, non so come si ama dire, se è di destra o di sinistra, ma è irrazionale l'idea di fare uno Stato federale quando di federale non si ha nulla, anzi c'è una concentrazione dei poteri. E questa è la prima ragione che in qualche modo avrebbe dovuto portare ad un'altra soluzione, magari più radicale, ma una soluzione in cui se si tolgono, lo dico, poi anche qui non lo posso argomentare, anche perché è una mia fissa, ma se si tolgono poteri alle regioni, perché si ritiene dal punto di vista politico, anzi delle politiche costituzionali, questione che potremmo discutere, è molto delicata, guardate, non lo dico con leggerezza, che il sistema regionale italiano è fallito, perché di questo si tratta, si tratterebbe di dire, perfetto, allora si centralizzano i poteri, si costituzionalizza la conferenza Stato-Regioni, questioni che adesso non abbiamo il tempo di trattare, certo un rapporto con le regioni che continuerebbero a svolgere funzioni puramente amministrative ci dovrebbe essere ed è un bel problema, dopodiché si abolisce il Senato e si fa un sistema monocamerale con sistema proporzionale. Questa accoppiata monocameralismo sistema proporzionale, anche qui poi se c'è una discussione la spiego meglio, è essenziale, se no altro che svolta autoritaria, non potremmo avere un sistema maggioritario che dà all'unica camera politica tutto il potere, questo dovrebbe essere abbastanza evidente, ma allora facciamo una riforma ancora più radicale. E invece no, conserviamo questo Senato che io ho definito e continuo a definire un UFO, cioè che non si sa bene, un oggetto non identificabile in senso l'acronimo, in senso proprio dell'acronimo, e che cosa? E non garantiamo neppure il secondo profilo essenziale perché il Senato sia Camera delle rappresentanze delle istituzioni territoriali. Qui dirò qualche cosa di politicamente scorretto, perché voi sapete la grande battaglia politica che si è avuta su se dovessero essere eletti direttamente i senatori oppure indirettamente dai consigli regionali, e su questo hanno fatto un pasticcio. Io la questione politicamente scorretta è la seguente: non è detto che debbano necessariamente essere eletti dal corpo elettorale i senatori, basterebbe fare come in Germania, cioè dai tanto potere ai Länder, che a quel punto sono i rappresentanti dei governi, certo, dei governi con voto bloccato, cioè unitario, e con vincolo di mandato. Il modello incoerente che invece è stato utilizzato è stato creare un Senato, dicevo, sostanzialmente UFO, che fa tante cose. Non ho il tempo di dirvi tutto quello che fa, ma vi invito di fare una cosa molto noiosa, cioè di leggere la riforma costituzionale. Vedrete all'articolo 70 e seguente la riforma costituzionale quante cose fa, quante leggi fa ancora il Senato, tanto incoerente fa la riforma del Senato, però certamente non rappresenta almeno solo. Se voi vi andate a leggere l'articolo 55, adesso non vi voglio annoiare leggendolo, però fatela questo sforzo, vedrete che è vero che si inizia dicendo il Senato rappresenta le istituzioni territoriali, ma poi si dice
ed anche, ma anche, mi verrebbe, ricordate Crozza, ma anche fa una quantità di cose infinite. Per esempio, ma non solo, valuta tutta l'attività della pubblica amministrazione. Ma vi rendete conto cosa vorrebbe dire se fosse presa sul serio la valutazione? E poi perché lo deve fare il Senato, la valutazione della pubblica amministrazione, non lo deve fare il governo? Io che sono una persona che ritiene che non bisogna rafforzare i poteri del governo, bensì quelli del Parlamento, ma però se il governo valutasse l'attività della pubblica amministrazione non avrei nessuna obiezione da fare, anzi, l'auspicherei. Un pasticcio, credo. Secondo obiettivo, la semplificazione è l'iter della formazione della legge. Io adesso lo dico, se poi abbiamo un attimo di dibattito, argomento meglio, perché ci sarebbe da discuterne molto a lungo. La semplificazione, perché è vero, concediamo tutto quello che è da concedere, perché è vero, l'attuale sistema bicameralismo perfetto è un sistema faraginoso. Non è tanto vero che, vabbè, non sono tante vere le ragioni per cui è faraginoso. Io dicevo però, insomma, non capisco, per esempio, bisognerebbe avere una coerenza logica quando si parla, e allora non capisco perché i fautori del sì, o comunque quando si parla, non voglio dire neppure solo i fautori del sì, si dicono le cose contraddittorie. Da un lato che bisogna semplificare per far più leggi, e dall'altro ci sono troppe leggi in Italia. Allora, delle due l'una: o si semplifica per far più leggi perché abbiamo poche leggi in Italia, e questo vi assicuro non è, oppure non si tratta tanto di semplificare per fare più leggi quanto per farle meglio. Ma l'idea di poter far meglio le leggi è qualche cosa che esce dall'orizzonte del futurismo di questa maggioranza, che invece vuole accelerare per accelerare, un po' come l'innovazione per l'innovazione, l'accelerazione per l'accelerazione. Ma fosse anche così, la verità, la mia impressione almeno, è la seguente: che questo sistema bicameralismo perfetto, che viene superato, per fortuna, perché io non difendo il bicameralismo perfetto, comporterà una complicazione. Vi do degli elementi, dei sintomi se volete, perché dovremmo scendere veramente ogni volta ad argomentare punto su punto, dovrei io argomentare punto su punto tutto quello che vi sto dicendo, e ovviamente nel dibattito sono pronto a farlo, ma insomma... Il fatto che si passa da un iter di formazione di legge a 7 iter di formazione di legge è una spia che probabilmente fare leggi in Italia sarà più complicato, più confuso. Se voi leggete l'articolo 70, un articolo incomprensibile, a un certo punto si dice, si è consapevoli di questa difficoltà, che saranno i presidenti di Camera e Senato a mettersi d'accordo per le questioni di competenza, cioè in sostanza per stabilire qual è l'iter di formazione. Ecco, questo è un altro sintomo di complicazione che si andrà a creare, perché io dico... sociologicamente, e se non si mettono d'accordo, uno complico la cosa, perché è possibile che non si mettano d'accordo, oppure qualcuno ritiene che non ci si può non mettere d'accordo perché c'è qualcun altro che decide. Primo, è possibile non mettersi d'accordo. Secondo, semplificazione. Io faccio il sociologo in questo momento, non il giurista. E sarò un sociologo buono, perché secondo me andrà peggio di così. Ma insomma, è altamente probabile che le opposizioni, quale che esse siano, magari il PD, che andrà prima o poi all'opposizione, perché no, nella democrazia, o chiunque, cioè voglio dire, è un fatto sociologico, le opposizioni nel 90% dei casi, vogliamo fare una percentuale, insomma nella gran parte delle parti, contesterà il suo presidente, perché riterrà che l'iter di formazione nel Parlamento, non sono giudici costituzionali i presidenti e tantomeno i deputati o i senatori, e quindi si accentuerà la conflittualità interna alle Camere, per cui ci saranno i presidenti di Camera e Senato che verranno contestate dalle opposizioni interne, molto probabile. E poi non escludiamo il fatto, anche qui non ho tempo per dire, guardate, non sarà per nulla facile scegliere l'iter di formazione, perché la divisione è per materie. Ora, tutti dovremmo sapere che normalmente le leggi sono trasmateriali, non immateriali, ma attraversano le materie, cioè riguarderanno più materie. Quindi si dovrà scegliere la materia dominante, non sarà facile molto spesso individuare la materia dominante, quindi saranno contestazioni naturali, fisiologiche, che magari potrebbero produrre un'illegittimità costituzionale. Chi deciderà su queste illegittimità costituzionali, non decisioni politiche, dopo la contestazione politica all'interno della Camera? La Corte Costituzionale. Quindi aumenteremo la conflittualità di fronte alla Corte Costituzionale. Beh, francamente, 6 teorie di formazione, indeterminatezza nell'iter di formazione da prescegliere,
creazione, assorbimento nelle mani della Corte Costituzionale di un'ulteriore competenza di cui non aveva bisogno, francamente una semplificazione a me non serve e potrei dirvene altre, ma siccome ho parlato credo anche troppo, un'ultima battuta sul terzo obiettivo: si rafforza il governo. Beh, qui certo, nei primi due argomenti spero di aver argomentato, comunque io penso che non verranno conseguiti, questo terzo obiettivo certamente verrà conseguito, però con eccesso a mio modo di vedere. Io vorrei fare soltanto una considerazione, che è la seguente: io vi ho detto poc'anzi, non sono qui purtroppo, mi spiace, a parlarvi delle mie riforme costituzionali o del mio modo di vedere, sto ragionando, ahimè, purtroppo su questa riforma costituzionale, quindi non ho il tempo, ma non, per dirvi le ragioni per le quali io non ritengo che oggi il problema in Italia sia rafforzare ulteriormente l'esecutivo rispetto al legislativo. Io personalmente, però fatemi dire questo, che personalmente ritengo, per argomenti che dovrebbero essere sviluppati, che oggi il vero problema costituzionale è la debolezza del Parlamento. Noi abbiamo un Parlamento che non riesce a far valere la sua, mi spiace perché ho alla mia sinistra un esponente del Parlamento e quindi con grande rispetto per il Parlamento e i suoi esponenti, però non riesce a far valere la sua autonomia. È inutile che vi sto a dire a voi la decretazione d'urgenza, il fatto che le iniziative legislative autonome del Parlamento sono a lumicino o praticamente inesistenti, i maxi emendamenti, le fiducie, insomma questioni che tutti leggiamo e tutti sappiamo. Allora il buon riformatore dovrebbe fare una cosa diversa: rafforzare il Parlamento e in qualche modo ridurre, razionalizzare la forma di governo sostanzialmente. Non voglio neppure dire ridurre i poteri dell'esecutivo. Ma siccome sto qui per discutere questa riforma costituzionale, io vorrei dire ai fautori del sì e della riforma costituzionale, di chi vuole garantire maggiori poteri al governo, va bene per voi, volete conseguire questo obiettivo, un obbligo avete, almeno un obbligo di razionalità, perché altrimenti so che non si leggono i professoroni, so che non si legge niente perché non si ha il tempo di leggere, perché si deve soltanto fare e non si può leggere, però Aristotele, in fondo, sì, è un professorone, ma di così tanti anni fa che qualche cosa, nemmeno, non dico che bisogna leggere la Politica di Aristotele perché non pretendo tanto, ma i ricordi liceali. Dunque, Aristotele, come tutti dovreste sapere, persino chi non legge Aristotele dovrebbe sapere che è il creatore delle forme di governo, e diceva una cosa che si scopre nella politica, ma si scopre anche nelle sintesi che vengono fatte su quest'autore, che non importa tanto scegliere la forma di governo, e già io qui ho dei dubbi, ma insomma, quindi si può scegliere, lui parlava ovviamente di altre forme di governo, monarchia, oligarchia e democrazia, noi parliamo di forma di governo parlamentare, presidenziale, assembleare se volete, bene. L'importante è che si conservino gli equilibri, perché altrimenti c'è il tradimento della forma di governo scelta, e queste degenerano, la democrazia in demagogia, per esempio, per dirne una, la monarchia in tirannia e via elencando. Ecco, a questa regola aristotelica io chiederei di attenersi. Volete rafforzare il governo secondo voi? Bene, se volete farlo, per prima cosa rafforzate il Parlamento, ma se invece non rafforzate il Parlamento, rafforzate soltanto l'esecutivo, e certamente c'è, voto a data certa, tanto per dirne una, ma insomma, poi sentiremo la legge elettorale, perché è evidente che, anche perché guardate, il rafforzamento del governo, la stabilità del governo essenzialmente, passa attraverso le leggi elettorali, su cui io non intervengo perché interviene subito adesso Mauro Volpi, ma è questo, il contrappeso istituzionale, non della legge elettorale, istituzionale del governo, non può che essere unico. Guardate, si dice la Corte Costituzionale non viene toccata, e non è vero, il Presidente della Repubblica non viene toccato, e non è vero, ma quelle sono garanzie costituzionali importanti, che pure vengono toccate e quindi in qualche modo indebolite, ma non voglio parlare di queste questioni, pur importanti. Io dico che non ci si rende conto che c'è la prima garanzia politica che deve essere in qualche modo conservata per evitare la degenerazione, e questa, la garanzia politica, le forme di governo parlamentare, c'è poco da fare, è il Parlamento. E allora, se noi creiamo un Parlamento servente per quel che è scritto in Costituzione, quello perché immagino ci dirà Mauro Volpi, o comunque legata al sistema elettorale, beh, avremo squilibrato la forma di governo, e allora abbiamo dato maggiore stabilità al governo, certo che sì, ma avremo squilibrato l'intero assetto, e a me francamente non credo che dal loro punto di vista sia un buon risultato. Mi fermo qui perché credo di aver parlato fin troppo.